Ciao gente! Allah! Buongiorno, sarà un video un po' particolare questo perché può essere un get ready with me, un video aggiornamento, un video chiacchiericcio, fate voi. Faccio questo video e spero che non si senta il rumore di sottofondo. Riflettiamo! Da poco sono tornata con il precedente video che è questo qua, ve lo lascio in sovraimpressione. E vi dico, andatelo a vedere se state nella mia condizione sentimentale un po' così, perché magari può essere un barlume di risveglio per persone come me che magari ci mettono tutto il cuore in una storia e poi vengono trattate veramente a merda, perché è solo questo che è andato a finire. Sei nervosina? Ecco, bambini, mi è nervosina. Faccio questo video un po' così, chiacchiericcio, aggiornamento, cose varie, perché uno ha voglia di parlare. Due, credo fortemente nelle esperienze di vita delle persone e prenderne magari messaggi di crescita. Manca un verbo. Finiamo la frase. Metteva il verbo io. Allora, così. Così. Anche se però, logicamente, tante storie magari devono essere prese con le pinze, perché come si dice, bisogna sentire tutte e due le campane. Però, per la mia situazione, vi assicuro, ho fin troppo materiale per farvi appurare la verità. Diciamo che non vado a buttare fango su nessuno e soprattutto per chi ha paura che io possa dire fandoni o chissà che cosa, è perché ci avete la coscienza sporca. È strano ricominciare e per fortuna sto ricominciando bene, perché per fortuna da una parte e sinceramente meglio così, questa storia è andata a chiudersi definitivamente. È andata a finire gente che praticamente il giorno in cui ho caricato il video, lui stesso si è fatto risentire e la cosa bella è stata che dopo che ha visto il video glielo ho fatto vedere io d'iniziativa perché ho detto bene, se io devo accettare i tuoi pensieri, le tue parole e soprattutto quello che hai da dire su di me, tu allora a questo punto devi passare sopra a questo video. Gente, cioè il suo ti amo è durato quanto una scureggia, detto chiaramente. Da che mi ha detto ti amo a che no, guarda, c'hai perfettamente ragione, è meglio che tu vai per la tua strada e io per la mia. Ma non ti viene voglia di star zitto ogni tanto? Io purtroppo ho sempre questo problema, gente. Io penso che tutta la gente è buona, ma in realtà no. Tanta gente è figlia di buona donna. Sei i bambini merdosi. Devo combinare un fattaccio. Come superare questa cosa? Sinceramente, gente, per me mi è stato praticamente servito su un piatto d'argento, quindi lo sto superando alla grande, anzi, pure fin troppo, perché ripenso a tutto quello che è accaduto, ripenso a tanti fatti, ripenso a quello che ha fatto proprio per sgretolare questa storia, perché gente, cioè, ora io non lo posso dire, però te ne rendi proprio piano piano conto che si è su due piani differenti, sia a livello di vita che a livello di crescita. È inutile piangere su una persona che non ha nemmeno gli attributi per dirti chiaramente: oh, non te amo, punto, basta, non me ne frega un cazzo di te. Il bello è pure quando ti dice non parlare più di me, fai la tua vita e tutto. Ascoltami bene, bambino de merda. Ma come cacchio parli? Tesoro. È la mia vita, quindi posso parlarne senza problemi. Ti devi solo augurare che nessuno venga a scoprire che io ero la tua ex ragazza. Oggi per te saranno cats. Intelligenza umana, proprio. In quell'istante capisci che la tua vita è segnata. Detto questo, oggi ho avuto una bella soddisfazione. Sinceramente, ho ripulito parecchio la mia stanza. Poi ho preso e oggi sono stata, a un mercatino. È stato bellissimo che all'inizio avevo preso sui 150 euro. Mi hanno contattato proprio adesso per dirmi che io devo prendere altri 100 euro, cioè in 15 secondi io ho fatto 200 euro. Adesso bisogna soltanto, come si dice, rimboccarsi le maniche e andare avanti. Mi sto muovendo per diversi progetti. Vediamo se in agosto riesco a fare questa cosa. Devo avere una conferma da parte di un amico di mio padre.
Non mi dispiacerebbe perché forse ne ho bisogno di fare una semi-mattata e anche se mi porta a staccarmi dalla mia famiglia, perché sapete che comunque io sono molto legata alla mia famiglia, mi sento di volerla fare. Poi adesso mi preparo perché tra domani e dopodomani devo preparare tutto quanto perché parto per Grotte di nuovo, perché il mio fratellone fa 40. Ti aspetto oggi alle 3, mi raccomando, puntuale. Il regalo? No, perché l'altra non avevo capito. Capisci? Non vedo veramente l'ora di rivedere tutti, la mia sorellona, il mio fratellone, i miei nipotini acquisiti, cioè non vedo l'ora. Poi soprattutto, novità, devo andare a fare un nuovo tatuaggio insieme a Manuela. Io oramai, cioè, penso che sto diventando una specie di galeotta, perché se faccio questo tatuaggio sono arrivata al sesto tatuaggio, gente. Adesso, dopo prima, adesso vedo un po', decido, vi faccio decidere a voi, metto la foto su Instagram, faccio un video sugli ultimi acquisti che ho fatto, che così torno anche con i video haul, che vi ho fatto vedere tante robine, perché comunque mi sono un pochino consolata, a parte che comunque dovevo rifarmi il guardaroba estivo, e soprattutto col fatto che mi hanno pagato dell'incidente, ho detto mi levo qualche sfizio, visto che a detta di qualcuno io me lo posso permettere, visto che ho i miei genitori, c'è solo una differenza, che io non sono come tutte le donne di questo mondo, ovvero che se ho i soldi io spendo i miei, non faccio spendere i soldi ai miei genitori, tesoro. Sì, gente, questa voleva essere una frecciatina. So essere veramente una cattiva persona. Grazie, pubblicità! Va bene, questa era la chiacchiera generale. Spero vi sia piaciuto. Comunque, abbiamo fatto un po' di chiacchiera generale. E non lo dico mai, però questa volta lo voglio dire. Allora, vi lascio in sovraimpressione la campanella, così mi raccomando, andate a cliccarci sopra, così non vi perdete i miei video. Vi lascio i miei profili di riferimento di Instagram, perché adesso, come vi ho detto, vi aspetto anche sul mio profilo personale, Lady World, perché magari sto un po' più lì che su Lady Makeup. Se vi interessa qualcosa in specifico, chiacchieriamo. A me mi va benissimo, cioè, anzi, mi piacerebbe una nuova catena di video, ovvero chiacchierecci, dove si può parlare di tutto, diversi argomenti, sia serie che cazzate, cioè, gente, mi piacerebbe come cosa. Iscrivetevi, vi mando un bacione e ciao!